Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, e voi tutti gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio. Proseguiamo il nostro percorso catechetico sulla meraviglia della preghiera cristiana. Abbiamo la volta scorsa inaugurato il ciclo, diciamo, di catechesi che riguarderà la preghiera litanica cosiddetta, cioè le varie forme di litanie approvate dalla Chiesa Cattolica e la cui recita, come abbiamo avuto modo di evidenziare, è dalla Chiesa munita, ecco, del dono e dell'indulgenza parziale. La volta scorsa, proprio perché stavamo trattando della devozione a San Giuseppe, avevamo come prima cosa appunto trattato la litania di San Giuseppe, ma tra le litanie approvate ce ne sono una serie molto importanti che riguardano nostro Signore Gesù Cristo, che sono le litanie del Santissimo Nome di Gesù e poi del Sacratissimo Cuore di Gesù, oltre che le litanie lauretane, ecco, le litanie lauretane che vengono, come sapete, ecco, da Loreto, e nel mese di dicembre, proprio il 10 di dicembre, si festeggia la festa della Beata Vergine Lauretana, ecco, in memoria della traslazione della Santa Casa di Nazareth per ministero angelico. Io ai miracoli ci credo, anche se so che non tutti oggi ci credono, e da Nazareth a Loreto, questo grande regalo che è stato fatto all'Italia. Ora, le litanie del Santissimo Nome di Gesù sono, vediamo oggi quali riusciamo a trattare, sono ovviamente molto molto belle e si fondano appunto sulla potenza del nome di Gesù, semplicemente il nome. Ecco, voi sapete che ci sono nella Santa Chiesa, i nomi di Gesù e di Maria che sono strettamente onorati e venerati. Ecco, addirittura il nome di Maria si venera tuttora con la memoria facoltativa, se non ricordo male, il 12 settembre, e il Santissimo Nome di Gesù, mi ricordo bene che nella messa, nel Messale Rito Antico, è il 2 di gennaio, con messa tra l'altro molto molto elevata, credo che sia rimasto, come, almeno come memoria facoltativa, come il Santo Nome di Maria, anche dopo la riforma liturgica nel Messale Nuovo, sempre il 2 di gennaio. Non so se erano spostati al 3, in questo momento sinceramente non lo ricordo bene. Chiaramente l'eccellenza di queste litanie si fonda sull'asserto molto chiaro dell'inno al cosiddetto inno alla kenosi di San Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi, dove si dice: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sottoterra. E anche nel fatto che il nome di Gesù veniva usato fin dalla primissima tradizione apostolica, il primo miracolo di San Pietro, Atti degli Apostoli: io non possiedo né oro né argento, ma ti dico, nel nome di Gesù il Nazareno, alzati e cammina. Quindi nel nome di Gesù. Perché il nome, semplicemente il nome di Gesù, così come il nome di Maria, hanno in se stessi una potenza impressionante. Voi sapete, vi invito sotto questo punto di vista a leggere i libri degli esorcisti. In particolare, io ho fatto tanta pubblicità e continuo a farla a un libro molto molto bello, che è il testo di Padre Francesco Bamonte, che è La Vergine Maria e il Diavolo negli esorcismi. Io non mi paga Padre Francesco Bamonte per certe altre circostanze, però posso dire: sì, i libri di Padre Amor sono molto molto belli e teologicamente fondati, ma proprio il modo, lo stile in cui Padre Francesco ha scritto questo libro, e soprattutto le testimonianze poi di quello che hanno detto i diavoli sotto pressione dell'esorcismo, è stupendo. È una cosa che Padre Francesco fa notare, è che i diavoli non pronunciano mai il nome di Gesù e di Maria. Rarissimissimissimissimamente succede che, perché costretti dalla divina potenza, hanno nominato il nome di Maria. Questo
se non ricordo male quello che è scritto nel libro. Ma il nome di Gesù, che io sappia, che io ricordi, l'ho letto 2 o 3 volte, però io non mi fido più, perdonatemi ragazzi, della mia memoria, perché ogni tanto ho qualche defaillance. Voi abbiate la carità, anche chi dovesse ascoltare le mie cose, di perdonarmi, insomma, perché quando dico qualche cosa potrebbe darsi che in un certo momento, a causa come dire, del proliferare, insomma, di idee, di persone che incontro, di situazioni, insomma, la mia memoria mi ha ogni tanto lasciato un pochino a piedi, insomma, quindi ho preso qualche gaffio. Purtroppo non ho la possibilità, quando devo fare un incontro, di prepararlo nei minimi particolari, quindi anche perché molte volte poi parlando sono guidato per strade che non pensavo di percorrere, quindi devo fidarmi di quello che in quel momento mi ricordo, no? Vogliate perdonarmi, ma io ho sempre pensato di dare un'impronta veramente semplice, parenetica e catechetica, insomma, ai miei interventi, no? Non fare dissertazioni scientifiche che penso che non servano a nessuno. Quindi, chiudendo la parentesi, lì però si vede in questo libro di Padre Francesco proprio la potenza del nome di Gesù e del nome di Maria e quanto i diavoli li temono. Ecco, questo perché il nome, ecco, quindi vorrei anche dire qualche cosa sul nome, nella Sacra Scrittura è importantissimo. Cioè, il nome di Gesù è stato imposto dal cielo, cioè la scelta della Santissima Trinità, d'accordo? Quando il Sant'Arcangelo Gabriele è andato dalla Madonna, gliel'ha detto lui: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. E siccome il nome, sapete che doveva darlo il Pater Familias, quando San Giuseppe riceve il sogno dell'angelo che lo libera dal dubbio, gli dice: non temere, quello che porta Maria viene dallo Spirito Santo, lei partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. Ora, il nome, voi sapete che il nome è qualcosa di personalissimo, di particolarissimo. I nomi, quasi tutti i nomi, cioè almeno i nomi ebraici, e molti dei nomi anche non ebraici, hanno in sé un significato. Sono un pochino il marchio di una persona. E nella Bibbia il nome designa proprio l'essenza e la funzione di chi viene nominato in un certo modo, no? Sapete per esempio che nell'Antico Testamento Dio cambia il nome 2 volte, una volta ad Abramo, da Abraham ad Abramo, e un'altra volta a Giacobbe: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele. Il nome di Israele, del popolo di Israele, quindi del popolo eletto dell'antica alleanza, è stato imposto da Dio. Israele, la cui etimologia è molteplice, no? Poi spiega, quando cambia il nome a Giacobbe, perché non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e hai vinto, no? Quindi Israele sembra che possa significare etimologicamente forte con Dio, cioè Dio combatte con te. Ecco, bellissima etimologia, insomma, di questo nome, no? Gesù significa Yahweh salva. Così poi abbiamo anche il nome di Maria, su cui San Girolamo spiegò molto bene la possibile triplice etimologia, perché a seconda di come lo si interpreta sulla base dell'ebraico, adesso è un pochino di complicato, insomma, spiegare tramite radio queste cose qui. Comunque Maria dà una triplice significazione possibile, a differenza di quella di Gesù, che è Yahshua, quindi è abbastanza. Yahweh salva è abbastanza chiaro, insomma, c'ha il diminutivo di Yahweh, quindi Yah, e poi il verbo shua, che appunto significa salvare, no? Quindi è abbastanza spedita. Ora noi dobbiamo cioè, guardate che semplicemente invocare i nomi di Gesù e di Maria sono già il più potente esorcismo che si possa fare. Quindi, e ci sono tante preghiere. Adesso ci sono del Santissimo Nome di Gesù, no? Abbiamo visto nelle preghiere della moltiplicazione, una preghiera della moltiplicazione molto molto bella,
che è quella tratta da Suor Consolata Betrone, che è l'atto d'amore che Gesù Maria vi amo, salvate tutte quante le anime, salvate tutte le anime. Cioè, semplicemente ripetere Gesù Maria, vi ricordate anche quando abbiamo parlato dell'Ave Maria, no? Io ogni volta che recito l'Ave Maria pronuncio due volte il nome di Maria, Ave Maria e Santa Maria, e il rosario culmina nell'invocazione centrale, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Voi sapete che nella liturgia, mi pare che di averlo detto a suo tempo, ma lo ripeto perché plura non nocent, quando si nomina il nome di Gesù, il celebrante deve chinare la testa, d'accordo? Verso il crocifisso, che dovrebbe stare sempre sull'altare, come insegnano le liturgie pontificie, non solo di Benedetto XVI, ma anche attuali, perché c'è qualcuno che dice che Benedetto XVI era un reazionario, ma a quello che vedo mi sembra che da un punto di vista di cerimonia non si è cambiato assolutamente nulla, quindi anche il successore di Benedetto XVI, che si trova probabilmente su linee, diciamo, pastorali differenti, ma non ha voluto cambiare questa cosa qui, quindi non è una prerogativa del conservatore Ratzinger, è una cosa assolutamente consona, cioè al centro dell'altare c'è il crocifisso, quando si nomina il nome di Gesù si china la testa guardando il crocifisso, quando si nomina il nome della Madonna di un santo si china la testa guardando un messale, questo dicevano le antiche rubriche, ma questo vale anche per le nuove, ecco, in segno di venerazione, perché semplicemente il nome, così come quando si nomina un santo durante la liturgia, no? È la festa adesso 13 di dicembre, no? È Santa Lucia. Lucia è una delle martiri nominate dal canone romano. E chi durante la messa di oggi reciterà il canone romano, le sante Vergine e Margine, Giovanni, Stefano, Mattia, Ignazio, e Agnese, Lucia, china la testa verso il messale, Agata, Perpetua, Felicita, eccetera, eccetera, no? E questo perché il nome è una cosa molto, molto importante. Nella Sacra Scrittura c'è anche detto tante volte che Dio parla ai membri del suo popolo o al suo popolo, dice: io ti conosco per nome, io ti chiamo per nome. Voi sapete che questa tradizione del cambio del nome era poi stata fatta proprio dagli istituti religiosi. Padre Pio al secolo era Francesco Forgione, non era Padre Pio da Pietrelcina, d'accordo? Si evidenziava questo cambio, no? Che era un po' come il cambio biblico, cioè una svolta di vita, quindi che era sigillato da un cambiamento del nome, proprio perché il nome indica un programma di vita, no? Pio sarebbe stato tuttora adesso, per esempio, quando uno viene eletto pontefice, si dà un nome, mantiene chiaramente il suo nome di battesimo, ma dà un nome che il nome chiaramente era caratteristica del suo pontificato. Il Papa che c'è attualmente ha scelto il nome Francesco, gli chiedono subito se si voleva riferire a San Francesco Saverio o a San Francesco d'Assisi, e lui disse subito che il suo riferimento era San Francesco d'Assisi per alcune sue idee molto care, che poi a modo suo sta cercando di portare avanti, insomma, con il suo stile. Benedetto XVI, quando scelse di chiamarsi Benedetto XVI, era un chiaro riferimento alla sua sensibilità liturgica, perché Benedetto, dal nome del fondatore del monachesimo, ma i benedettini, sapete tutti quanti, che sono molto attenti alla rigorosità, allo splendore del culto dato a Dio nella liturgia, la liturgia delle ore e la liturgia della Santa Messa. Ancora Giovanni Paolo, che poi si inserì sulla scia del brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo I scelse quei nomi perché volle dare un segno di continuità con chi aveva cominciato e chi aveva terminato il Concilio Vaticano II, quindi con i suoi due predecessori. E questo dice, appunto, è evidente questo qui, no? E la stessa cosa fece poi Giovanni Paolo II. Così, questo per dire brevemente l'importanza del nome, ecco, per esempio è un gesto devoto, grazioso, che si può fare quando si fanno le consacrazioni impegnative alla Madonna, quindi la consacrazione monfortana che era Totus Tuus, o quello che le suore dovrebbero conoscere abbastanza bene, no? Che è nella forma del voto mariano, e aggiungere al proprio nome il nome di Maria. Ecco, altra cosa molto importante sui nomi, ecco, adesso non vorrei poi
Però volevo fare un richiamo, è importantissimo per noi figli di Dio scegliere un nome, un bel nome di battesimo per i nostri figli, quindi oltre che battezzare il più presto possibile, scegliere innanzitutto un bel nome, ma poi, questa è un'altra tradizione che si è persa un po', dare più nomi di battesimo. Io per esempio il nome di Maria, che adopero normalmente, diciamo così, soprattutto diciamo nelle vesti, chiamiamole ecclesiastico-religiose, ma non è un nome che mi sono dato in seguito alla consacrazione alla Madonna, perché mia madre mi ha fatto il regalo di mettermelo come nome di battesimo. Non l'hanno aggiunto all'anagrafe, ma io al battesimo sono Leonardo Maria e c'è anche Enrico. E questi tre nomi, no? Mia mamma ce n'aveva quattro. Non sono gesti insignificanti, come dire, o pratiche devote, perché questo... E anzitutto il nome del battesimo dovrebbe essere il nome di un santo. Io ho conosciuto adesso queste cose qua tutte quante un pochino perse, no? E perché? Perché il santo è un po' il tuo patrono, no? Quindi è quello che comincerà a pregare per te. Quando uno c'ha tanti santi, grazie a Dio ci stanno tanti santi Leonardi, che spero che preghino tutti per me, uno ne sceglie uno come, come dire, patrono personale, no? Quindi... Io personalmente mi sento molto vicino a San Leonardo da Porto Maurizio, ma c'è anche San Leonardo da Noblac, che è quello del primo millennio, quello del 6 novembre e il 26 novembre, c'è San Leonardo Murialdo, insomma ce ne stanno altri 3-4, insomma l'ho visti nel martirologio, no? Però scegliere come nome di battesimo il nome di un non santo, adesso girano un sacco di nomi strani, insomma di varia derivazione, è una cosa che non sta tanto bene. Imporre più nomi di battesimo, anche se uno ha già registrato il figlio all'anagrafe, è successo anche a me, non c'è nessunissimo problema, cioè la nostra vita di fede cammina tranquillamente in parallelo con la nostra vita civile, quindi sono due mondi distinti, che è chiaro che in certe situazioni, in certi frangenti, in certi momenti, in certi contesti si intersecano, no? Ma per noi l'orizzonte della fede è ben al di là dell'orizzonte, diciamo così, della vita comune, civile, mondana, che noi viviamo da cristiani, perché viviamo nel mondo, ma come dice Gesù, senza essere del mondo. Quindi questo perché non è la stessa cosa se noi ci crediamo, adesso non dobbiamo fare di queste cose come dire, un dogma di fede o un fatto di vita o di morte. Però sono tante piccole cose che sono espressioni di una fede, come dire, vissuta, creduta, oppure messa un po' all'acqua di rose, no? Perché scegliere, per esempio, tre nomi per un figlio, pensandoli, cioè magari gli do i nomi di santi che a me piacciono particolarmente, o che ritengo particolarmente potenti, o di cui sono particolarmente devoto, d'accordo? Questo per dire la potenza del nome. È evidente che la potenza del nome di Gesù è il nome, dice San Paolo, e così adesso passiamo in rassegna, letteralmente il santo nome di Gesù è il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, quindi altro che chinare semplicemente la testa. Nel nome di Gesù si deve piegare ogni ginocchio, dice San Paolo. Ecco, e anche qui mi permetto sempre di raccomandare, ecco, oggi si sta troppo poco in ginocchio, specialmente durante la liturgia, specialmente davanti al tabernacolo, specialmente davanti alla Divina Presenza. Ecco, lo stare in ginocchio per noi è un onore, non è un onere. Ecco, però a prescindere dal fatto che è un onore, fate attenzione che è un atto dovuto, perché non mi ricordo in quale esorcismo di qualcuno di questi, Padre Francesco, Padre Amort, adesso non mi ricordo in quale libro, a proposito dei miei vuoti di memoria, che poi non mi ricordo sempre bene le fonti, ma ricordo di aver letto, questo credetemi, una volta durante un qualche esorcismo il demonio aveva sbeffeggiato, come dire, rivolgendosi all'esorcista, i cristiani dicendo: noi siamo più credenti di voi. Perché quando il vostro Dio si affaccia all'inferno, lui ci costringe a stare tutti prostrati e noi dobbiamo prostrarci. Li costringe ai demoni, se no si metterebbero volontariamente in ginocchio. Però, scusate,
Però ci prendono in giro perché sono più grandi di noi, perché dicono noi lo facciamo per forza, d'accordo? Voi che potreste farlo per amore, non lo fate. E guardate che nel nome di Gesù in ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, è parola di Dio. Vuol dire che chi non piega adesso le ginocchia a Gesù per amore, le piegherà per forza come i demoni. Capite? Perché Gesù lascia alla nostra libera volontà in questo mondo di riconoscerlo come Dio. Ma riconosciuto o non riconosciuto, Gesù è Dio. Capite? E quindi, dopo il tempo dell'esercizio del libero arbitrio, che è la vita terrena, ti piace o non ti piace, ci credi o non ci credi, lo vuoi o non lo vuoi, tu davanti a Gesù dovrai inchinarti. Questo nessuno lo può dimostrare oggi, come tutte le cose della fede, ma certamente così sarà. Quindi non è certamente cosa buona farsi sbeffeggiare dai demoni che dicono: ah, voi non siete buoni a piegare ginocchia e noi invece siamo più grandi di voi, perché il vostro Dio ci costringe a ginocchiarci e noi ci inginocchiamo e voi no. Bruttissima cosa, insomma. Ecco. Quindi, salvo che ci siano veramente delle grosse difficoltà o delle grosse problematiche, e questo gesto dovrebbe poi essere compiuto con il cuore, ricordando che però il nostro corpo è la nostra abitazione sulla terra, e che il nostro corpo non è un accessorio accidentale esterno, ecco, come volevano certe scuole filosofiche, tra l'altro un pochino eretiche, ecco, di derivazione platonica, che concepivano materia e forma, quindi anima e corpo, come due principi completamente eterogenei, e quindi sto corpo era una specie di accessorio che mi porto dietro, tanto quello che conta è l'anima che sta rinchiusa qua dentro, poi una volta che se ne andrà, e il corpo finisce e l'anima sopravvive. Questo è vero entro certi limiti, perché il nostro corpo, abbiamo da poco celebrato l'Immacolata, è vero che andrà a marcire, ecco, ma andrà a marcire perché abbiamo fatto peccato originale, perché il corpo l'ha creato nostro Signore, così come l'anima, e andrà a marcire perché paga il tributo dovuto al peccato originale, in attesa della risurrezione della carne. Però noi non crediamo solo nell'immortalità dell'anima, in quanto credenti, noi crediamo nell'immortalità dell'anima ovviamente, ma crediamo nella risurrezione della carne, perché il corpo non è un accidente, cioè beh, se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non fa niente, no, che te non ce l'hai non fa niente. Tanto è vero che i documenti della Chiesa, dei concili che hanno affermato la verità di fede come articolo di fede da credere della risurrezione della carne, parlano dello stesso corpo che noi riprenderemo così come l'avevamo sulla terra. E chi ha visto le anime del purgatorio dice sempre che le anime del purgatorio hanno le sembianze chiaramente eteree, spirituali, di ciò che il nostro corpo ha mostrato in questa vita. Capite? Quindi, insomma, quindi non è proprio tutto da buttare via. Bene, detto questo, avendo compreso l'importanza del nome di Gesù, vediamo i titoli che vengono dati rapidamente al nome di Gesù durante queste litanie. Come tutte quante le litanie che riguardano nostro Signore, si dividono come sempre in una, i Kyrie Eleison iniziali, abbiamo visto la volta scorsa, le invocazioni alla Santissima Trinità, poi essendo le litanie rivolte al nostro Signore, lo vedremo anche quelle del Sacro Cuore, per esempio, insomma, alla fine ci sono una serie di invocazioni rivolte al Signore di liberazione, sono comune al Santissimo Nome di Gesù, non al Sacro Cuore, ma alle litanie dei Santi, che dopo averli invocati, dopo chiaramente Maria Santissima, si chiude con una serie di invocazioni di nuovo rivolte al nostro Signore in quanto Dio. E quindi Propitius Sesto e poi Ab omni peccato, libera nos, libera nos, libera nos, libera nos, no? Ecco, quindi ci sono una serie di invocazioni di liberazione. Allora, Gesù, figli dei vivi, anzitutto, figlio del Dio vivo, ecco, perché la prima cosa che noi credenti predichiamo di nostro Signore è: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi il primo attributo del nome di Gesù è appunto figlio del Dio vivente. Poi, splendor patris, splendore del Padre, il nome di Gesù. Ancora, candor lucis eterne, candore di luce eterna. Sta per arrivare a Natale, la festa della luce, la luce del mondo. Ecco, la luce che spero adesso splenda
nelle nostre case, nei nostri presepi, con gli addobbi, sulle nostre porte, sugli alberi, dovunque. Ecco, tutte queste luci sono espressione della, appunto, bellissima questa immagine della, del candore della luce eterna, imperitura incorruttibile, che è appunto il verbo di Dio, che celebriamo come fatto carne. Jesu Rex Glorie, re della gloria. La gloria di Gesù lui l'ha occultata nell'incarnazione e ha voluto addirittura, come dire, confondere i sapienti e gli intelligenti, come dice, facendolo apparire come, una re, un, come re del dolore, quindi come l'essere più abietto di tutti attraverso la crocifissione, ma in realtà Gesù è un re di gloria infinita. Poi Jesu Sol Justitia, ecco, sole di giustizia. Il sole che sorge dall'alto, di cui parlava il profeta, sì, chiamiamolo profeta, Zaccaria, padre di San Giovanni Battista, nel canto del Benedictus che la Chiesa ci mette sulle labbra ogni giorno. Jesu fili Mariae Virginis, figlio di Maria Vergine. Perché Gesù, la santissima umanità di Gesù, è tutta di Maria. Poi Jesu amabilis, admirabilis, simile alle litanie lauretane, quindi Gesù amabile e ammirabile. Jesu Deus Fortis, Dio forte, Jesu Pater Futuri Secoli, padre del secolo futuro, perché Gesù è la primizia dei risorti. Ancora, Jesu Magni Consili Angeli, angelo del grande consiglio. Bellissima anche questa invocazione. Jesu potentissime, Jesu, ecco, potentissimo, pazientissime et obbedientissime. Ecco, bellissimo questo qui. Oltre alla potenza immensa del nome di Gesù, siamo invitati a contemplare la sua pazienza infinita, quanto ha sofferto Gesù in questo mondo e soprattutto come ha sofferto, e la sua obbedienza, Jesu obbedientissime. Incredibile, ecco. Nella sua incarnazione, lui, che nella sua divinità non doveva obbedire assolutamente a nessuno, come nessuna delle tre persone divine, si è fatto uomo e si è fatto uomo, sempre San Paolo dice obbediente, non solo obbediente, ma fino alla morte e alla morte di croce. Si perde la nostra mente quando contempliamo questi misteri, figlioli miei cari. Poi, Jesu mitis et humilis cordis, Gesù mite ed umile di cuore. Ecco, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, disse lui stesso nel Vangelo. Jesu amator castitatis, amante della castità. Gesù è purissimo e ama i puri, come dimostra il fatto che San Giovanni era il suo apostolo prediletto. Jesu amator noster, ecco, lui ama comunque tutti, puri e non puri. Ecco, di un amore di misericordia e di un amore che è ardente e sollecito nel desiderio di portarci all'eterna salvezza. Jesu Deus Pacis, il Dio della pace, la pace che porta nel cuore a coloro che lo accolgano. Jesu Auctor Vitae, autore della vita, sotto tutti i punti di vista, sia in quanto creatore, sia in quanto redentore e primizia dei risorti, la nuova creazione della risurrezione. Jesu Exemplar Virtute, Virtutum, esempio di virtù, Zelator Animarum, lo zelo della salvezza delle anime che aveva Gesù in questo mondo. Jesu Deus noster et refugium nostrum, nostro Dio e nostro rifugio. Importantissimo imparare a rifugiarci, ecco, proprio letteralmente rifugiarci nel nome e nel cuore anche di Gesù. Jesu pater pauperum, padre dei poveri. È vero che Gesù ha una predilezione particolare per i poveri, non per gli indigenti in quanto tale, ecco, ma per i poveri che sono evangelicamente poveri, quindi che accettano con amore la loro povertà, che non sono attaccati alle ricchezze e che però proprio per questa loro situazione, diciamo così, di difficoltà si trovano ai margini dell'umana società, no? Quindi certamente Gesù non fa preferenze di persone, meno che mai in ragione del censo o della cultura o dell'elevatezza quando c'era del blasone, no? Chi è nobile, chi è conte, chi è marchese e chi no. Anzi, se una preferenza la fa,
la fa proprio, questo è evidente ed è certissimo che sia così, per quei poveracci che non se li, diciamo noi nel parlare comunque, non si rifila a nessuno, che stanno ai margini dell'umana società, perché Gesù guarda l'anima, ecco, l'anima dell'ultimo degli straccioni, perdonatemi il termine detto tanto per farci comprendere, no? Del pianeta Terra, è uguale a quella del primo e più grande potente essere che c'è sul pianeta Terra. D'accordo? Tipo presidente degli Stati Uniti, tanto per dire un potente per antonomasia, no? Non c'è nessunissima differenza tra l'anima sua e quella dell'ultimo dei mortali che abitano sul pianeta Terra. Poi, Iesu tesaure fidelium, tesoro dei fedeli, bello questo qui, no? È Gesù il nostro tesoro, quindi la cosa più importante della nostra esistenza, il mio tesoro. Quando dico il mio tesoro mi viene sempre in mente, per chi conosce Tolkien, ecco, la creatura Gollum che chiamava il mio tesoro l'anello del potere, no? Che si era impazzito appresso a quell'idolo. E Gesù dice nel Vangelo: "Sta attento che laddove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore." È Gesù il nostro tesoro o ci abbiamo qualche altro tesoro, qualunque nome abbia, qualche idolo? Ecco, quando facciamo questa invocazione ce lo ricordiamo. Iesu bone pastor, il buon pastore. Miserere nobis, sempre. Iesu lux vera, la voce vera, dice San Giovanni, che illumina ogni uomo. Iesu sapienza eterna, Gesù è la sapienza eterna del Padre. Colui nel quale tutto assume intelligibilità assoluta. Siamo noi che non riusciamo poi a entrare in quella sapienza infinita, ma l'intelligibilità assoluta di tutto certamente c'è in Gesù. Iesu via et vita nostra, io sono la via, la verità e la vita, diceva, via et vita nostra, e bonitas infinita, bontà infinita. Mai dobbiamo dubitare che Gesù è la bontà stessa, mai dobbiamo accostarci a lui con paura negativa. Ecco, certamente quando una persona vive lontana dalla sua legge, in maniera incancrenita, quindi volontaria e consapevole, quasi in atteggiamento di sfida, un po' di timore ce lo deve avere. Ecco, ma quando una persona ci prova in qualche modo ad aprirsi a lui, a cercare di camminare standogli dietro, non deve mai avere paura di Gesù, mai. Sempre considerarlo appunto come bontà infinita e sempre pronto a chinarsi sulle nostre miserie. Iesu gaudium angelorum, il gaudio degli angeli. Gli angeli, sapete che la prova degli angeli sembra che sia stata proprio quella di sottomettersi al Verbo incarnato, quindi fissano lo sguardo non soltanto sul Verbo eterno del Padre, ma proprio sul Verbo fatto carne, cioè su Gesù, in cui dice San Paolo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, nel Verbo fatto carne, non soltanto nel Verbo eterno del Padre. Iesu rex patriarcharum. Vi ricordate quando nel Vangelo di San Giovanni, re dei patriarchi, qui dice: prima che Abramo fosse, io sono. Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Quindi questo titolo bello. Iesu Magister Apostolorum, il maestro degli apostoli e di tutti i veri apostoli, è Gesù. È un apostolo, attenzione, è un vero apostolo solo se è una eco fedele degli insegnamenti dell'unico maestro, che non sono disponibili e non possono essere alterati in nessun modo, né annacquati né adattati, zero, vanno semplicemente ripetuti. Come Gesù quando disse: voi non fatevi chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro. Quindi l'apostolo non è altro che una eco fedele delle parole del maestro, e basta, che è uno, non ce ne sono altri. Iesu Doctor Evangelistarum, il dottore degli evangelisti, e insieme agli evangelisti è anche il dottore dei dottori della Chiesa, ecco, che hanno imparato da lui, ecco, e hanno avuto da lui le luci per illuminare alcuni aspetti dei misteri. Iesu Fortitudo Martyrum, la fortezza dei martiri. I martiri hanno combattuto e hanno vinto dei combattimenti allucinanti delle volte. Il martirologio è veramente un testo per certi aspetti abbastanza inquietante. Hanno combattuto e hanno vinto sotto l'egida e sotto la guida della fortezza dei martiri che è nostro Signore Gesù Cristo. Iesu Lumen Confessorum, luce dei confessori. Sapete che il titolo di confessore spetta a tantissimi
martiri, per esempio San Francesco è venerato col titolo di confessore, San Leonardo da Porto Maurizio, che ho citato prima, è venerato col titolo di confessore. Quindi quando un santo non è un santo uomo, ecco, non è dottore della Chiesa, ordinariamente è un confessore, perché che significa confessore? Non che ha confessato, ma è un confessore della fede, è un confessore di Cristo, cioè è uno che nella sua vita è stato una professione pubblica, continua e ininterrotta, di Gesù, della sua divinità, della santità dei suoi insegnamenti, e eco fedele della santa fede cattolica, vissuta e testimoniata con le parole, appunto, e con la vita. Jesu Puritas Virginum, la penultima invocazione, Gesù purezza dei vergini, e Jesu Corona Sanctorum Omnium Miserere Nobis. Ecco, è bene vedere un attimo le invocazioni conclusive, perché dopo il solito Propitius est Parce Nobis Jesus, Jesu, scusate, evocativo, non c'era S finale, ab omni mal, ab omni peccato, ab ira tua, pensidis diaboli, libera nos Jesu, ci sono una serie di invocazioni. E una molto bella: a neglectu ispirazione untuarum libera nos Jesu, cioè ad ignorare o alla negligenza nei confronti delle tue ispirazioni, perché Gesù tante cose ci dice nel nostro cuore, bisogna vedere quante ce ne mettiamo a sentire e quanto facciamo finta di non sentirne. Grossi problemi. E poi ci sono: per mysterium incarnationis tue, per nativitatem tuam, per infanziam tuam, vedete, bellissimo, per divinissimam vitam tuam, per labores tuos. Quindi ci sono una serie di invocazioni, sempre libera nos Jesu, eccetera, eccetera, no? Quindi per la tua nascita, per la tua infanzia. Dobbiamo pensare, specialmente in questo tempo, che Gesù è stato Gesù bambino. Ha avuto un'infanzia reale, vera, come la nostra. Per la tua divinissima vita, di cui non sappiamo quasi nulla, la vita terrena di Gesù, se non che stava sottomesso, ci dice il Vangelo di San Luca, a Giuseppe e Maria. Per labores tuo, spirituale lavori, Gesù ha lavorato manualmente come falegname, lo sappiamo tutti, benissimo, ma deve essere oggetto del nostro pensiero e della nostra contemplazione. Poi, per agonia e passione in tuam, per crucem et derelizione in tuam, per languores tuos, per mortem et sepultura in tuam, e per resurrezione et ascensione in tuam. Quindi i misteri connessi alla sua passione. Ecco, molto bello: per croce mette derelizione in tuam, per la croce e l'abbandono in cui sei stato lasciato Gesù, sia dagli uomini che sono scappati, tra salvo pochissimi, sia col grande mistero dell'abbandono del Padre. Ecco, e per il languore che per questo Gesù ha sentito profondamente nel suo cuore. Infine, per santissime Eucaristia istituzione in tuam, libera nos Domine, ecco, il mistero della Santissima Eucaristia, che è il regalo più grande che Gesù ci ha lasciato, per gaudia tua, sì, per i tuoi gaudi, per le tue gioie, sì, Gesù ha avuto anche delle gioie, di cui dobbiamo rallegrarci anche noi. Le gioie di Gesù, quali erano? Poter fare del bene e poter riportare qualcuno a Dio, queste erano le gioie di Gesù. E queste sono le gioie anche dei discepoli di Gesù, non soltanto dei sacerdoti, ma di tutti coloro che, con la loro piccola testimonianza, coraggiosa e fedele, riescono a riportare qualcuno in grazia, ecco, nelle mani di Gesù e di Maria. E infine, per gloriam tuam, libera nos Domine, no? Leggiamo insieme anche le orazioni conclusive. Domine Gesù Cristo, qui dixisti petit et accipietis, querite invenieti, spulsate taperietur, vobis, quesum stanovis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te todo corde ore topere diligamus, et tua nunquam laude cessemus. Allora, Signore Gesù Cristo, che hai detto: chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, bussatevi sarà aperto, ti chiediamo, concedici l'affetto, ecco, affectum tui divinissimi tui amoris, quindi bellissimo, letteralmente sarebbe: a noi che ti chiediamo l'affetto del tuo divinissimo amore, ecco, di che ti possiamo amare con tutto il cuore, con tutta la bocca, ore, quindi dirglielo a Gesù: ti amo, ecco, et opere con le nostre azioni, e mai cessiamo la tua lode. Ecco, grandissimo programma di vita.
E poi santi nomini stui domine timore impari teret amore fac nossa bere perpetuum, qui anun quanto gubernazione destitutis, quos in solidità tua direzione istitutis, qui est regnas in secola seculorum amen. Allora, concedi, fa o Signore che noi possiamo avere un perpetuo timore e al tempo stesso amore del tuo santo nome. Vedete, timore filiale e amore, oserei dire, sponsale, e poiché mai, come dire, sottraendoci al tuo governo, e affinché non ci sottraiamo mai al tuo governo, ma piuttosto rimaniamo istitutis, quindi saldamente radicati, e nella solidità, nella roccia del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Queste erano le litanie del santo nome di Gesù, ecco, dopo che le abbiamo commentate, le trovate facilmente online, quindi basta cliccare litanie del santissimo nome di Gesù, le trovate sia in italiano che in latino. Vi invito ogni tanto a farne uso, perché sono molto potenti. Sappiate che le litanie del santissimo nome di Gesù sono tra gli esercizi raccomandati da San Luigi Maria Monfort durante le settimane di preparazione alla consacrazione Totus Tuus. Bene, vi do con questo appuntamento la prossima settimana con la mia benedizione. Ave Maria.